L'impatto con la partita da parte tua è stato positivo perché sei entrato in campo, hai segnato subito il gol del 2-1, poi hai avuto questa grossa occasione, ma voglio chiederti, quando hai visto scaldarsi Payback, che cosa hai pensato dalla panchina? Niente, io e lui non siamo nemici, io e lui siamo amici, alla fine noi andiamo tutti in campo, tutti i giocatori andiamo in campo per la squadra, se lui segna io sono molto contento e la squadra vince. Io mi alleno per giocare la domenica, sia in formazione che da riserva. Io vorrei tutte le partite giocare, ma purtroppo non sono io allenatore. Quando sarò io allenatore sarà un'altra cosa. Ora ci sarà questa sosta, poi tra 2 settimane ci sarà una gara importante, particolare per te, perché allo Stadio Adriatico arriverà l'Inter, tu sei un giocatore di proprietà dell'Inter, ci terrai, credo, a giocare titolare dal primo minuto con i nerazzurri? Sì, come voglio giocare titolare con l'Inter, voglio giocare anche con il Crotone, io penso che sia la stessa cosa, solo che io quest'anno sono in prestito al Pescara e quindi devo fare più bene possibile, quindi non devo guardare né se è l'Inter né se sono altre squadre. Dovessi segnare con l'Inter? Risulti? Non penso. Dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare su questa strada, proporre questo nostro gioco, continuare a correre tanto, sacrificarsi uno per l'altro, però certamente ci manca il gol, dobbiamo essere più cattivi sotto porta e chiudere le partite prima. Sì, sono le prime partite, ancora insomma sono un po' in ambientamento alla Serie A, però abbiamo dimostrato davvero di essere una grande squadra e di proporre un gran calcio. Come detto prima ci manca solo il gol e dobbiamo farlo.